L'Eccellenza ora fa retina nel Museo dei Tesori di Arezzo, un centro espositivo in cui saranno destinate opere d'arte, percorsi didattici e realizzazioni orafe artigianali all'interno del Palazzo di Fraternita per valorizzare e promuovere la collezione Oro d'Autore. Lo prevede un protocollo di intesa tra Regione Toscana, Comune di Arezzo, Camera di Commercio e Arezzo Fiere Congressi, firmato nella sala del Consiglio Comunale alla presenza del governatore Enrico Rossi. È un accordo tra Comune, Camera di Commercio, Ente Fiera e Regione Toscana. La Regione aveva messo parte dei finanziamenti per la Fraternita, altri li aveva messi il Comune, e poi adesso c'è la disponibilità di questa straordinaria esposizione dell'oro, che adesso è inaccessibile per gran parte dell'anno, sarà trasferita nelle sale della Fraternita che sono state ristrutturate, ci sarà un finanziamento di sponsorizzazione che mette la Camera di Commercio, che in questo senso fa anche l'ultimo miglio, che è sempre quello più difficile. E sarà un museo unico nel mondo, come unica la città di Arezzo, come unica la sua storia sull'oro, la sua primazia in questo settore. Rappresenta una realizzazione, una concretizzazione dell'anima del nostro territorio, che finalmente i visitatori della nostra città, del nostro territorio, potranno vedere all'interno di questo museo. L'altra, dal punto di vista turistico, rappresenta sicuramente un valore aggiunto, perché la nostra è una provincia che può offrire molto dal punto di vista storico e culturale. L'oro e la sua cultura, quello che c'è all'interno di questa capacità del saper fare delle nostre aziende, è davvero un grandissimo valore aggiunto che va sicuramente fatto conoscere e promosso. Quello che si chiama impropriamente il Museo dell'Oro in realtà è un percorso conoscitivo del gioiello d'autore dentro uno dei più begli scrigni della nostra città, che è il Palazzo di Fraternita, non da solo ma unito alle diciamo opere d'arte della nostra città, quindi i veri tesori di Arezzo, quindi l'arte antica e l'arte moderna declinata dai nostri manifatturieri, che realizzano gioielli progettati da grandi artisti, da grandi architetti, da grandi uomini d'arte. E quindi io torno su un tema che mi è caro, diciamo che non mi ha insegnato Vittorio Sgarbi, ma lo decliniamo insieme, anche se spesso separatamente: Arezzo è la città del bello, e questo sta a significare, quindi è importante in termini sia di offerta turistica ma anche di consapevolezza della nostra capacità di produrre il bello.